E ti avevo detto, io lo sapevo che finiva male sto giro, lo sapevo che finiva male. E adesso che cazzo facciamo? Diamo tutti i nostri soldi a un tipo che non conosciamo e sulla base di che prove? È una cosa da non credere, da non credere. Calma, stai calmo. In queste situazioni non bisogna perdere la testa, si sistemerà tutto. Mi spieghi come cazzo si fa a sistemare tutto? Me lo spieghi? Cosa facciamo? Gli facciamo un bonifico questo qua? Gli portiamo i soldi con MoneyGram? Ma io non... Dimmi come pensi di... Che cazzo guardi l'orologio? È l'una di notte, è un appuntamento. Che cazzo guardi l'orologio a quest'ora? Una telefonata di lavoro. A quest'ora? Una telefonata di lavoro? Una telefonata di lavoro a luna? Tu hai qualcosa in testa, so già che ti conosco, sei fatta così, hai qualcosa in testa, sai già cosa vuoi fare. Adesso siamo qui per parlarne, mi spieghi come cazzo pensi di risolvere questa situazione. Te l'ho detto, rilassati. Ma come faccio a rilassarmi? Spiegami. Quando tu hai già preso una decisione da gangster che ci metterà ancora di più nella merda. Non mi dire di rilassarmi, che mi girano ancora di più i coglioni. Spiegami piuttosto come cazzo facciamo a risolvere questa situazione. Lo ammazziamo. Lo ammazziamo? Ma te sei fuori. Se lo ammazziamo è ancora peggio di dargli i soldi. Che c'è? Tu neanche lo conosci, sto tipo. Guarda, è la soluzione migliore. Ragiona una volta tanto. Ma non sono io che devo ragionare, sei tu che devi ragionare. Noi non siamo gangster. Siamo dei ladri. E poi come cazzo pensi di ammazzarlo questo qui? Ma che vuoi fare? No, tira giù quell'arma. Questa qua è una tua idea del cazzo, presa così su due piedi. Doveva essere una cosa semplice, pulita, veloce. E adesso dopo 2 settimane c'è un tipo che sa tutto, per filo e per segno, e adesso ci ricatta. Ma la faremo sembrare un suicidio, ci ho pensato tutto io stavolta. Fidati. No, questo giro non mi fido. Tu devi tornare sulla terra. E io sto qua fino a quando tu non torni sulla terra. Noi non conosciamo niente di questo tipo, non sappiamo nulla di lui e delle sue minacce. E tu cosa vuoi fare? Vuoi andarle a sparare? Ma pensa a Sonia, siete sposati da 6 mesi. A proposito, Sonia dov'è? Ma mi dirà anche a Margaretto, sta leggendo. Ah, e a proposito, tuo padre come sta? Gli hanno poi messa quella cosa al cuore? Non cambiare discorsi, sono dei giochetti del cazzo questi qua, non devi cambiare discorsi. Io starò qua tutta stanotte per farti cambiare idea. E comunque sta abbastanza bene. Hanno rimandato l'operazione e aveva dei valori sballati nell'analisi. Deve mettersi sta valvola, gli mettono sta valvola a carbonio, a titanio. Titanio? In carbonio ci fanno le mountain bike. È sempre un po' sui giri. Tutte le volte che vado a trovarlo mi parla di un'infermiera del turno di notte. Fumava 10, 20 sigarette al giorno, adesso una mummia in un letto. Come si chiama questo tipo? Greco, si chiama Greco. Ah, già. Devo andare al cesso. Ti ricordi dove? Certo che mi ricordo al cesso. Dopo l'ultimo colpo che abbiamo fatto in quell'agriturismo me lo troverò sempre da solo, cesso. Te la faccio lì addosso, eh? Al culo. Se non era per me te la facevi nei pantaloni. Ma mi prendi per il culo, mi hai fatto girare come un idiota tutto il cazzo di corridoio. Fortuna che non mi ha visto nessuno. Senti, piuttosto, Sonia la conosce? Questo tizio greco? Sì, lo conosce, è stata lei a dirmi tutto. Cioè, è stata lei a dirmi tutto di sta storia. Aspetta, cioè vuol dirmi che è lei che ti ha detto di questo tipo? Non l'ho mai visto. Cioè tu non l'hai mai visto? Te l'ha parlato solo lei? No, non l'ho mai visto. E cosa ti ha detto? Racconta un po'. Niente, io dovevo andare al matrimonio di Elena,
tua sorella di sonno. Sono state le 3 del pomeriggio. Ma non era già sposata questa qua con quello là? Col camionista. Camionista. Beh, l'ha piantata. Ha lasciato lei la bambina? Sì, guarda, un gran pezzo di merda. Non è nemmeno capace a mantenersi. Strano. Ma questo qua lo fa ancora il camionista? Ma l'unica cosa che gli funziona è l'uccello. Se la faceva persino con la vicina, una certa Amanda. Fatto sta che una mattina si sveglia, trova un bel biglietto così scritto che lui se l'era filata. E anche sta vicina Amanda se l'era filata. Cioè vuoi dirmi che l'ha lasciata con un biglietto, l'ha lasciato un bigliettino? Un cagassotto. E fa pure il playboy questo qua. Cioè bisognerebbe trovare da una lezione, non si lasciano così una moglie, una bambina, una figlia. Già. Che stronzo. Ha fatto sta che Elena adesso si è trovato un bravo uomo, un tipo a posto, che ha un lavoro fisso. Tra l'altro mi sembra una tabaccheria. Sembra fosse già anche dei suoi genitori. Comunque fatto sta che divorzio, così, su due piedi e matrimonio. E niente, eravamo già in ritardo, Sonia come al solito ci ha messo 3 ore a cambiarsi, con sua madre che continuava a far suonare il telefono. Sai, si cambia, io faccio per cambiarmi veloce. E cosa vedo? Un gran bel buco nelle mie mutande. Un buco nei boxer? Ma era paragine. E tutte le altre erano o stese o lavare. Vatti a filare della roba che compro al mercato. Cioè, mio padre ve l'ha sempre detto, non vale neanche quei 4 soldi che la paghi. Comunque, fatto sta che si fa, Sonia, vado al supermercato e te ne compro un paio. No, aspetta. Lei è uscita apposta per comprarti un paio di mutande al supermercato. Cioè, ma chi se ne frega? Cioè, potevi anche non averle al matrimonio, le mutande sotto. Nessuno se ne sarebbe accorto. Ma lo so, ma Sonia, lei è fatta così e... È meglio non contraddirla se si parla di intimo. Io me ne sarei fregato. E anch'io, ma... Comunque, dicevo, che si fa, lei va al supermercato, comprartene un paio, ok? No, quello del supermercato non riesco a portarlo. È roba cinese quella. Ma nemmeno io, però, è un'emergenza. Sai, c'ho un'allergia che quando metto queste mutandine cinesi mi si stacca tutto. Lascia perdere. Fatto sta che Sonia stava lì, nel supermercato, e si avvicina sto tizio. Dice di conoscermi, di chiamarsi Greco, e inizia a fare un casino di domande su di me. Che tipo di domande? Ma se lavoro ancora in acciaiera da Renzulli, se guido ancora nei miei Ducati, tutte cose capito. Così. Vai avanti. E lei però si accorge subito che c'è qualcosa di strano in sto tizio e allora cerca di andarsene via. A sto punto, sto tizio inizia ad insultarmi, a dire che sono un ladro, che per causa mia ha perso un mucchio di soldi, che sa del colpo al centro scommesse e che se noi ridiamo tutta quanta la grana, vada alla polizia. Vuole 250.000? Già, in contanti. Ma tu sei sicuro che questo qua non l'hai mai derubato? Ma che cazzo ne so, non lo ricordo. Merda. Poi? E allora Sonia capisce la gravità della situazione, cerca di portarlo fuori a parlarne in privato e lo convince a non andare dalla polizia. E che ti ha detto? Ma non lo so che gli ha detto, gli avrò detto che l'avremmo pagato. Tu sei sicuro che questo qua non sia già stato dagli sbirri? Che cavolo! I vicini hanno di nuovo dimenticato l'allarme acceso. Dicevi? Sì, dicevo, ma tu sei sicuro che questo qua non abbia... Ah sì, te l'ho detto, Sonia l'ha convinto, dicendogli che mi avrebbe parlato, convinto a fare la scelta giusta. Però io non so quanto tempo abbiamo prima di finire tutte e due nella merda. E di lei? Ti fidi di lei? Di Sonia? Cazzo Andy, è mia moglie, non dovrei fidarmi di mia moglie? No, non ho detto che non devi fidarti di mia moglie, ho detto, cioè, ti ho soltanto chiesto se... Sonia! Sonia! Che c'è? Vieni qui un momento. Dove non c'è
Allora, che c'è? Ciao, Andre. Ehi là. Ciao, Mai. No, niente, c'è Andy che non crede a quello che mi ha raccontato. No, ascolta, no, non è vero. Io non ho detto che non credo alla storia di Sonia. Come al solito mi hai frainteso. Io ci credo alla storia che ha raccontato Sonia. Io credo a tutta la storia che ha raccontato Sonia. È soltanto che... Di che stavate parlando? Robby mi stava raccontando della storia di ieri del supermercato e niente, stavamo cercando di trovare una soluzione per risolvere la questione. Che avete intenzione di farmi? Niente. Magari andiamo giusto a farci due chiacchiere per capire se giustamente ha qualcosa con cui ricattarci e poi io mi sogno. Sì. Non ditemi che avete intenzione di fargli del male. Lo volete uccidere, è vero? Lo volete uccidere? No, non vogliamo ammazzarlo, dai, no? No. Non io. Andy, sei una testa di cazzo. Ok, va bene, lo vogliamo ammazzare, ok. Lo vogliamo ammazzare. Lo sapevo. Ma tu sei pazzo, siete impazziti. Ucciderlo. Vi farete beccare e vi sbatteranno dentro. Cosa ti passa per la testa? Tu non sei un assassino. Poi, ti ho già detto che non andrai alla polizia. E chi ti dice che se lo ammazzi quello non farà arrivare tutto alla polizia lo stesso? E chi ti dice che non è già andato dalla polizia? E magari tra 5 minuti ci spongono la porta. E perché dovrebbe? Quello mica è stupido, vuole solo i soldi. E poi ti ho detto che mi ha promesso che non dirà nulla. Te l'ha promesso? te l'ha promesso? Ma che rapporto c'hai con sta persona, eh? Dimmelo, oh, che rapporto c'hai? Con una persona che ci ha ricattato. Ma che rapporto vuoi che abbia con lui? Lo conosco appena. E poi è colpa vostra se sono in questa situazione. È colpa vostra se sono in questa storia del cazzo. E adesso voi volete mettere dentro la storia sola. Scusa, hai ragione, scusa. Sì, è tutta colpa mia. Tu non c'entri con questa storia. Scusami, grande, scusa. Non volevo farti bene. Forse è meglio se me ne vado. No, Andy, resta, per favore. Ok, resto. Che cazzo è? Sono le 2. Amore, aspetti qualcuno? No, figurati. Ti va di... Scusi, va tutto bene qui dentro? E tu chi sei? Sono della polizia, passavo di sotto, ho sentito delle grida, sono venuto a controllare che tutto fosse in ordine. Rob, c'è uno sbirro. Ehi, va tutto bene qui dentro, capito? Posso entrare? No che non puoi entrare, oh no che non puoi entrare! Chi è, amore? Nessuno, tranquilla! Non puoi entrare, capito? Sparisci! State indietro! Indietro! Ok amico, metti dentro quel ferro, stiamo calmi, mettilo a posto. Guarda che stronzo, io ti denuncio! Stai indietro, indietro zitto! Sonia, tu vai nell'altra stanza. Sonia, ma che... Ma che cazzo sei? Sei... greco? Sei greco? Io ti ammazzo, stronzo! Ti senta quale mutante, Sonia, eh? Non quelle 2 però. Cazzo di bastardo, Sonia, sei seguito da quel cazzo di bagno! Sonia, resta da me! E anche voi 2! È stato un piacere conoscervi, stronzi! Pensavo avessero scoperto tutto del nostro piano. Non potevo non venire. Oh, amore mio, credevo che non ti avrebbe rivisto. Volevo ucciderti. Lo sapevo che non avrebbe funzionato, ma stai tranquilla. Sai cosa facciamo? Facciamo lo stesso, andiamo in Costa Azzurra a bere quei cocktail che ti piacciono tanto, quelli colorati. Amore, ma sei ferito? No, non ti preoccupare, adesso devi stare tranquilla, dobbiamo andarci, ok? Ok, mi metto dei vestiti. Non abbiamo tempo, dobbiamo andarci.
Ok. E ora che c'è?